E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno. Cari ragazzi, buona settimana a tutti e buon lunedì. Riprendiamo il nostro buongiorno botanico del lunedì parlando di una pianta che per la sua bellezza e importanza è addirittura citata nella Bibbia, una pianta che appunto ci parla, ci invita a riflettere, ci invita a pensare a Dio. Quest'oggi parliamo di una pianta a me molto cara, che a furor di popolo è stata anche richiesta e che è la pianta del mirto, molto cara perché diffusa soprattutto in Sardegna. La pianta del mirto come caratteristica è che è sempre verde, non appassisce mai o non perde le sue foglie durante l'inverno. Per la sua caratteristica le sue foglie vengono utilizzate per la cucina, in Sardegna soprattutto per accompagnare ad esempio la presentazione del maialetto, oppure nelle sue bacche la produzione di un buonissimo appunto liquore che sicuramente molti di voi poco ne avranno anche bevuto alla fine di un pasto solenne. La bellezza di questa pianta ci invita a riflettere al fatto che noi siamo chiamati ad essere sempre verdi. La nostra vita deve essere sempre verde, non deve appassire mai. Certo, ci sono magari dei momenti in cui la nostra vita, magari nella nostra vita riconosciamo alcune foglie che si sono seccate, date magari da crisi, momenti di tristezza, di solitudine, ma la radice deve essere sempre verde. La pianta, il germoglio, il cespuglio deve dare sempre tutto l'anno foglie raggianti, foglie verdi, di quel verde intenso che dice trasmette vita. Proprio per la sua bellezza e il suo profumo, la pianta del mirto, dalla quale, come ho detto già prima, produce un liquore che viene presentato nelle mense, ecco, ci invita ad essere così, portatori di gioia, di entusiasmo, di esultanza. Essendo un liquore che accompagna soprattutto la degustazione dei dolci, ecco, in questo davvero impariamo ad essere portatori di gioia, testimoni di gioia. E questo è anche il senso della risurrezione, l'abbiamo sentito ieri nel Vangelo. Quando incontri il risorto, anche se sei a casa tua, blindato, perché hai paura del giudizio degli altri, ecco, quando incontri il risorto la tua vita cambia, perché il risorto ti incontra lì dove sei. Allora, ecco, invitati a fare come il mirto, impariamo nella nostra vita ad essere sempre verdi, raggianti, a dare frutti buoni che rallegrano il cuore degli altri, perché il mirto in se stesso, se rimane dentro la bottiglia, non serve a niente, ma quando è donato, ecco che allora rallegra la mensa, rallegra la vita degli altri. Allora, facciamo come il mirto in questa settimana. Mi raccomando ragazzi, sempre verdi, perché la vita è bella, nonostante le fatiche di questo tempo. La vita è bella e va vissuta così, così, con quell'entusiasmo che ha il sapore e il profumo della vita. Ma per mantenere una pianta sempre verde ci vuole dell'acqua, l'acqua della vita che è Gesù, che ci aiuta a vivere appunto questa vita, questo tempo, con quell'entusiasmo tipico del Signore risorto. Cari ragazzi, buona settimana a tutti e perché no, magari un pochettino di mirto questa settimana, magari prendetelo così ne assaggiate anche il gusto. Poco però, mi raccomando, attenzione che quello poi vi fa ubriacare. Ciao ragazzi e buona settimana. E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno.